Ritorna la Serie D a Marsala e ritorna con un grande derby. Marsala 1912, Mazara, ambedue le squadre entrano al Nino Lombardo Angotta cariche per la vittoria esterna del Marsala ma anche per la sconfitta interna del Mazara Calcio. Il tecnico Matteo Gerardi conferma la coppia d'attacco Ciraiello con Gianluca Sorrentino, visto anche gli infortuni di Fabio Messina e Isidoro Vabres, problemi al centrocampo per Giovanni Iacono che ricorre a Cosimo Cosenza arrivato in questi giorni in casa gialloblu. Partiamo con le immagini, al settimo del primo tempo Sorrentino salta Polesi sul lancio dalla destra ma un difensore del Mazara respinge sulla linea, Marsala subito pericoloso. Al 17° del primo tempo la chiave di volta della partita, un calcio di punizione indiretto assegnato dall'arbitro al Marsala sulla linea dell'area piccola, l'area di porta del Mazara Calcio. Occorrono ben 5 minuti prima della battuta, in questi 5 minuti si fa ammonire per ben due volte Polesi e quindi espulsione per l'estremo difensore del Mazara, Mazara in 10, batte la punizione Marco Fina, respinta della barriera ed è subito rapido Gianluca Sorrentino ad approfittarne di testa e insacca 1-0 per il Marsala al 17° del primo tempo. Un paio di azioni per parte lungo la prima frazione di gioco, palle comunque che escono fuori non di molto e arriviamo al recupero 46° del primo tempo, dormita generale della difesa del Marsala che permette al centrocampo canarino di stendersi sulla sinistra e produrre un cross teso che al centro dell'area Michele Di Piedi non ha difficoltà a insaccare di testa, ci ha provato Pietro Iacono a deviare lo stacco del centravanti mazzarese ma il pallone comunque entra, dormita generale soprattutto da parte di due centrali del Marsala che permettono all'esperto centravanti di staccare. Passano solo due minuti e l'1-1 ritorna sul vantaggio per il Marsala, passano pochi istanti e Ciraiello che è fortunato sull'imballo e conquista il biglietto per la porta del Mazara, si presenta da solo davanti al Longobardi e con sangue freddo riesce ad aggirarlo e insacca il 2-1 dopo aver fatto sedere l'estremo difensore del Mazara. Si chiude così il primo tempo con il Marsala in vantaggio. Il secondo tempo non è bello come il primo, da segnalare solo il gol del pareggio di Charlie Ocolì al 5° minuto che trafigge Pietro Iacono con un preciso diagonale verso il palo lontano su un cross da destra, anche in questo caso forse qualche responsabilità da parte della difesa del Marsala. Al 36° tiro di scrozzo centrale, facile preda di Longobardi e al 41° ci prova anche il nuovo entrato Francesco Agnello ma il tiro è molto alto, quindi si conclude sul punteggio di 2-2 il derby trapanese tra Marsala 1912 e Mazara Calcio.